Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza Indipendenza, Castrovillari. La dodicesima di campionato non offre sorprese, ma continua a confermare che la nuova formula ha portato quel pizzico di pepe che mancava negli ultimi anni, in cui l'egemonia del Barça aveva un po' monopolizzato il torneo. Tutte le squadre hanno reso omaggio alla memoria del compianto Francesco Fornillo, giovanissimo amico calciatore del Bayer Leverkusen, con un minuto di silenzio ad inizio di ciascuna gara. Bella e avvincente la gara che ha visto protagonisti Bianchino ed Eterogins. Un 1-2 micidiale di Franco e Luceno piegano le gambe ai ragazzi di Mister Capano, che però riescono ad accorciare le distanze e a mettere paura ai Blues di Palmisano. A seguire uno dei match più attesi della giornata, quello tra Barça e San Vito. Termina 3-1 per i Blaugrana, che adesso vedono a sole 5 gare il record di imbattibilità detenuto dal Manchester United di Damiano Covelli. A segno i soliti Paduano e Covelli, con Rimola che cala il tris. Di Mazzucca la rete biancoverde, proprio Mazzucca si fa parare un calcio di rigore sul risultato di 2-1. Altro match con le pinze, quello tra Napoli e Bayern Monaco. Le due formazioni sono appaiate a pari punti in quinta posizione. Si spartiscono la posta in palio, anche se i bavaresi recriminano per aver perso due punti proprio allo scadere grazie ad una magistrale punizione calciata da Di Diego. Torna la vittoria all'Emperor, che centra il successo contro una Red Bull davvero in crisi profonda. Cioffi e Flavian portano avanti l'Emperor. Calà accorcia le distanze per i ragazzi di Cessosimo, ma è Petri il vero protagonista che para un rigore e salva la vittoria. Vincono nettamente anche le contrade, un secco 2-0 ai danni della Red Devils, strepitoso il centrocampista Costabile, che oltre a realizzare la rete del definitivo successo trascina i suoi compagni con grinta e determinazione. Altro incontro di cartello, quello tra i Falchi, terzi, e l'Olympiacos, quinta. Alla meglio la compagine d'Alia e Donato, che sfodera una prestazione maiuscola, domina per tutto il secondo tempo e ribalta l'1-0 di Francese grazie alle due splendide segnature di uno straripante Sancineto e di un funambolico Mazza. Bottino pieno per il Brescia Club, che affonda i Fornai con un 3-1 perfetto e meritato. Rizzo, Musca e Spatolo gli artefici del successo delle rondinelle, che fanno un bel balzo in avanti. Di misura il successo degli All Blacks ai danni di una Bestioni davvero in deficit di uomini e risultato. Decide Scaglione al termine di un'azione corale in velocità. All Blacks che continuano a non prendere gol da inizio campionato ed allungano a 12 lo score positivo. Questi risultati alla dodicesima giornata: Bianchino Eterogins 2-1, il Barça batte il San Vito per 3-1, Dinamo Pollino e Bayer Leverkusen è stata rinviata, Bayern Monaco Napoli 1-1, Emperor Red Bull 2-1, le contrade battono la Red Devils per 2-0, Olympiacos Falchi 2-1, il Brescia Club batte i Fornai 3-1, gli All Blacks battono i Bestioni per 1-0. Questa è la classifica alla dodicesima giornata: Barça 36, All Blacks 30, i Falchi 25, Olympiacos 24, Red Bull, Napoli e Bayern Monaco 22, le contrade 19, San Vito e Red Devils 14, Dinamo Pollino, Brescia Club e Bianchino 12 punti, Emperor 10, Bayer Leverkusen 8, Bestioni 7, i Fornai 3, chiudono la classifica gli Eterogins con un punto. La classifica cannoniera alla dodicesima giornata: in testa Covelli e Martino con 11 reti, Guzzetti a 8. Il prossimo turno: le contrade Bianchino, Barça Red Bull, Napoli Olympiacos, Bayer Leverkusen Red Devils, All Blacks Bayer Monaco, Eterogins Fornai, Brescia Club e Bestioni, i Falchi San Vito, Dinamo Pollino e Emperor.